neanche nella testa di prendere questi soldi che appartengono ai cittadini. Non li prendiamo. E guardate che dire di no a 100 milioni di euro. Per me che sono di Genova, voi non capite, in casa non mi saluta più nessuno. Allora, ma non li prendiamo. No, io potevo starmene a casa. Guardate che io venivo qua a fare serate al teatro di Cacavale, amico mio del teatro, facevamo serate a pagamento, io mi ricordo, mi avete fatto vivere in un modo meraviglioso per 40 anni, sentivo il dovere di darvi qualcosa indietro, perché questo, perché la politica dovrà essere così, ruffiamo di noi, ma no, non è ruffiamo, ma è così, una parte del mio lavoro. Me la faccio pagare quando faccio le tournée, ma una parte dell'altro mio lavoro la dedico agli altri come dovrebbe fare ognuno di voi, dall'idraulico al commercialista, al notaio. Qui ci stiamo aiutando tutti, io giro con un camion, con un camper, l'abbiamo affittato, ci mettiamo il gasolio, che non lo paghiamo neanche il gasolio, andiamo dal distributore, abbiamo le mozzarelle che ci avete dato e lui invece di farci il pieno prende le mozzarelle. Cazzo! Andiamo a dormire, non ci fanno pagare, i ristoranti ce li danno gratis, porca puttana, e questo si chiama senso di comunità, senso di solidarietà, che non c'è più, che devono essere le parole della nuova politica. Nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve rimanere indietro, nessuno si deve ammazzare perché perde il lavoro, nessuno si deve ammazzare mentre sta lavorando. Nessuno deve, basta, nessuno deve rimanere indietro. Ecco perché noi, ma semplicemente da guitti, abbiamo messo al centro il reddito di cittadinanza. Guardate che ci vuole, ce l'ha tutta Europa, non l'abbiamo noi e la Grecia. Un reddito di cittadinanza che se una persona perde il lavoro sopravvive, abbiamo questo dovere di far sopravvivere le persone, non le automobili, non i frigoriferi, le persone. E allora il lavoro, tutto in nome del lavoro, tutto in nome di questo lavoro, il lavoro. E allora ecco che tiriamo su gente frustrata, io ho 6 figli, uno se ne va in Nuova Zelanda, poi torna, va negli Stati Uniti, quell'altro torna adesso è in Egitto. Io sono stufo di vedere queste persone che se ne vanno. Ci stanno scrivendo, oggi eravamo alle 12, dove eravamo? A Benevento, e dato che alle 12 il fuso orario era normale per le persone in Australia, ci chiamavano dall'Australia e ci dicevano: state cambiando l'Italia, torniamo tutti indietro, porca puttana, è meraviglioso. Il reddito di cittadinanza ti dà modo di non sopravvivere. Il lavoro, che cos'è il lavoro? Andare a cavare il carbone in una miniera del Sulcis a 1200 euro, a cavare il carbone, è lavoro che un ragazzo di famiglia che ha studiato, si laurea, ha un master magari dell'università di Harvard, vada in un call center per 400 euro al mese, non è lavoro, è un ricatto, abbiamo gli schiavi. Erano più umani i romani senza democrazia, con i loro scavi, che noi. Lavoro, il lavoro, la bella che stai, lavoro. Chiunque può arrivare qui e fare il lavoro. E vai a vedere poi il lavoro, è in appalto, del contrappalto, dell'appalto. E il lavoro sporco poi lo fanno i rumeni. Poi vai in Romania e il lavoro sporco non lo fanno i rumeni, lo fanno gli ucraini. Poi vai in Ucraina, lo fanno i georgiani. Vai in Georgia, lo fanno i tagiki. Vai in Tagikistan, ci sono quelli del Bangladesh. Vai in Bangladesh e sono gli ultimi. Dici, cazzo, siamo lì, non ci sono gli ultimi. Allora, questa è la schiavitù, il lavoro. Guardate un po' la nostra ricchezza che chiamano PIL. La PIL, il PIL. Il prodotto interno lordo è stato inventato da un signore che si chiamava Kotelets, era un matematico bielorusso che non si è mai sognato di chiamarlo PIL, l'ha chiamato costo interno lordo, è un costo, non un valore. E se guardiamo, un terzo del nostro PIL sono i lavori fatti male, e lo sapete bene voi, gli asfalti, i marciapiedi, i territori, le case che vengono giù, lavori fatto male, è un terzo del PIL. Un altro terzo è riparare i lavori che hai fatto male. E allora è un terzo il lavoro utile, è un terzo, quindi noi dobbiamo agire su queste cose. La crescita. Mi devo calmare un po'?
ma lui può davvero. La crescita